Ciao ragazze, io non so se quest'estate sopravviverò a questo caldo, ci sto provando, giuro, però con calma andiamo avanti. Va bene, se mi vedete lucida è perché starò sudando probabilmente. Allora, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto ultimamente, prodotti di beauty, tre cose da vestire, scarpe e un pacchetto che mi è arrivato, tutto insieme. Prima cosa vi faccio vedere il pacchetto che mi è arrivato tramite l'applicazione Octoly, se vi ricordate già ve ne ho parlato, se avete dei, mi pare, YouTube, sicuramente Instagram, potete fare la richiesta per essere accettate. È carina perché comunque non spesso, ma mettono dei prodottini da provare, quindi voi li ricevete e poi li provate. Non vi impongono di dire niente, quindi potete dire quello che volete, bisogna solamente pubblicare la recensione o comunque farli vedere. Dipende, non ci sono sempre gli stessi brand. Ad esempio, un brand che mi piace molto e che c'è spesso è Mercy Andy, che è un brand molto simpatico. Poi questa volta si sono superati con l'incartamento. Vi lascio qui sotto tutti i link di riferimento se vi interessa. È arrivato tutto super imballato. E Mercy Andy è famoso per le bustine, quelle per i denti, che ho già comprato 2 volte, tipo Smile Detox, credo si chiami. E questi qua per lavare le mani, ho già ricevuto un pacchetto con questo e questo è un altro, che però mi sa che si deve essere aperto. Vabbè, io ce l'ho uguale, questa è la mia profumazione preferita ed è quella al Flower Power. La crema mani c'era in questo pacchetto che è buonissima. Questa anch'io già ce l'ho e mi piace tantissimo perché io non uso molto le creme mani, più che altro le uso poi l'inverno perché l'estate insomma non ho mai la pelle troppo secca, però l'inverno questa mi è piaciuta tanto perché non mi lasciava la pelle unta e ha una profumazione di fiori, sì, non so descriverla in altro modo. E in più in questa confezione che mi hanno inviato c'era anche la candela. Ve la faccio vedere nella confezione con cui arrivavo perché è carinissima. Io naturalmente già l'ho accesa perché io e le candele andiamo molto d'accordo. Ed era naturalmente rosa. Queste Sephora non credo ce le abbia perché la Mercy Andy si trova anche da Sephora. Quindi se volete vederle provate a vedere sul sito che vi lascerò qui sotto. Sono cruelty free e vegan. Questa appunto è Flower Power, quindi tutta quanta la stessa profumazione. La candela è fatta in questo modo, in questo bicchiere che naturalmente poi quando finirà, vedete io già l'ho accesa, stasera la sto riaccendo, ha un profumo buonissimo, non è fortissimo nell'ambiente però si percepisce, ecco, non è proprio di quegli odori, pure anche un po' troppo stancanti, soprattutto con il caldo poi non è il massimo, almeno per me, però è bellissima, io adoro, 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 adoro. E quindi niente, se vi interessa vi lascio tutto là sotto. Poi sono andata, ma questo già ve l'avevo anticipato, ve l'avevo già detto, però volevo farvi vedere tre cosine, a Castel Romano all'outlet, MacArthur Glen, a me ogni volta mi si intreccia la lingua, e sono andata allo store L'Oreal, che ha anche la NYX naturalmente, e vabbè ho preso il blush che già vi ho fatto vedere in un altro video, che è Code Breaker, che è di questi che si ombre, insomma, bellissimo, questo provatelo, è meraviglioso, mi piace tantissimo, super scrivente. E poi ho preso una delle matite, queste credo si trovino anche in store a prezzo pieno, non mi ricordo quanto l'ho pagata, comunque c'era un bello sconto. E io ho preso la 05 Baby Powder o talc, insomma, color talco, che è un bianco leggermente tendente all'azzurrino. Questa nella rima interna scrive tantissimo, quindi visto che io la uso spesso l'ho presa. E poi tipo a 1 euro, questa mi sa che la proverò stasera, ho preso questa qua che è della Garnier, sempre allo store L'Oreal, che è la Coconut Oil Super Mask. Questa non l'ho mai vista, che praticamente sono due trattamenti però da fare insieme con olio di cocco, con Fibralast. Praticamente prima vanno lavati i capelli, applica la maschera nutritiva dopo lo shampoo direttamente sui capelli bagnati, massaggia delicatamente prestando maggiore attenzione alle lunghezze e alle punte e non risciacquare, e poi subito dopo va applicato anche il secondo step sulle lunghezze, va lasciato agire per 3 minuti e poi va risciacquato. Quindi questo mi sa che lo proverò. È interessante, io non l'avevo mai visto. E poi anche questa è da provare ancora, acquasapone, ho preso questa maschera di questa marca che non so quale sia, credo Elective. Sapete, non lo so, sì. Elective, che è un prodotto in Italia ed è un trattamento detox anti-pollution, quindi anti-impurità per una pelle idratata. E va praticamente messa prima la fase 1, va lavato il viso, poi va applicata la fase 1, che va applicata una crema massaggiando fino al completo assorbimento, e poi si va applicata anche la maschera in tessuto, che invece è la parte 2, quindi tipo due maschere in uno. Niente, quindi questa te la proverò. E nulla, quindi volevo farvela vedere perché era una marca che non avevo mai visto e mi sono detta la prendo subito. Costicchiamo un po' di più delle solite, però non mi ricordo quanto. Poi altri prodotti per la skincare che ho preso, ma che se mi seguite su Instagram, che è sempre GioGio91, lo saprete già,
ho fatto un ordine dello body perché a forza di vedere tutte queste ragazze che ne parlavano, mi sono detta sì, lo proviamo e vediamo un po' com'è. Da che l'ho preso mi è arrivato venerdì scorso, quindi non è neanche una settimana che li sto provando, non mi sono ancora fatto un'idea, se devo essere sincera. Però diciamo che ho tolto tutte le cose che utilizzavo prima solo per provare queste. E gli ordinari dal sito di Hello Body non sono economiche, neanche un po', quindi è un po' un azzardo, perché comunque io perlomeno non ho mai visto recensioni di ragazze che se lo sono comprate con i loro soldi. Mi capitano sempre ragazze che vengono, insomma, che lo sponsorizzano, quindi ok per farmelo conoscere, ma poi io almeno perlomeno preferisco testimonianze, soprattutto per dei prezzi del genere, di ragazze che se le comprano da soli. E quindi vabbè, ho fatto proviamo, ho preso un set che è il Viva la Mamma, credo, e che aveva i prodotti che più mi interessavano. A me non interessava lo scrub corpo, però ci sono, da quello che ho sentito, e sono ottimi. E quindi ecco, li ho presi e li sto utilizzando. Utilizzo solamente questi prodotti. Al massimo farò anche qualche altra maschera delle mie, tipo quella che vi ho fatto vedere. Comunque nel set era compreso un cleansing foam, appunto una mousse per deteggere il viso. Questa è la Coco Fresh, lo uso la mattina e la sera. Se posso dire la mia, io non me ne intendo di inci, però credo siano abbastanza buoni, anzi siano ottimi. E questi sono 100 ml per 6 mesi, fate conto che ne uso pochissimo perché basta e avanza. E mattina e sera, ecco, se posso essere sincera, è un po' cheap la confezione, non lo so, mi sembra un po' una cosa raffazzonata, però vabbè, funziona, la pompetta fa il suo lavoro. Quindi questa qua è la schiuma. Poi dopo vado ad applicare, dopo che ho lavato il viso, vado ad applicare questo che è il Coco Gold. Questa è un pochino fatta meglio perché la boccetta è di vetro opaco, che è un olio giornaliero per il viso con 24 carati, cioè io non so se si vede, all'interno, si vede? Ci sono tutte particelle d'olio e particelle d'oro. Questi sono 30 ml. E questo lo sto provando sempre mattina e sera. Non l'ho ancora provato con il fondotinta perché non mi sto truccando tanto che fa troppo caldo, quindi praticamente metto solo questo oramai. Quindi anche questo è da provare. Vabbè, ha il suo erogatore e si prende, forse qua si vedono un po' meglio le particelle, boh. Quindi ok. Poi c'erano due prodotti per le labbra. Uno è uno scrub, questo mi piace più di quello di Lush, se devo essere sincera. Poi se a voi piace il cocco, lasciate perdere, io sto impazzendo, io amo il cocco, lo mangio, lo berrei, ci farei di tutto. E quindi io appena sento odore di cocco impazzisco. Questi anche hanno il barattolino in vetro opaco, hanno un profumo veramente di cocco buonissimo. Questo è lo scrub appunto, che è rosa con tutte queste particelle che vanno a esfoliare, molto delicate. Odio le confezioni fatte in questo modo, io non, cioè, a parte le unghie non ce le ho neanche troppo lunghe, non sono corte, ma non riesco a pucciarci il dito, quindi vado di nocca e faccio così. Non è comodissimo e neanche troppo igienico, però so che molti brand lo fanno. E quest'altro invece è il balsamo labbra, il Coco Rich, quindi è il Coco Kiss, è l'esfoliante, il Coco Rich è il balsamo labbra, 15 ml entrambi se non sbaglio, 15 grammi sì. E questo anche profumo di cocco, ne basta pochissimo e lo metto la sera, più che altro perché il giorno mi dà fastidio mettere cose troppo oleose. Sembra un po' quando vi stendete l'olio di cocco proprio sulle labbra, ecco, la sensazione è un pochino quella. E ultime due cose che c'erano, e che anche queste erano quelle che mi interessavano di più, cioè non il pennello, vabbè, c'era anche il pennello che è un pennello di quelli da fondotinta in fibre sintetiche, è la maschera. Qui hanno cambiato la confezione perché io l'ho sempre vista nella confezione bassa. Questa è la Coco Clear, questa la proverò stasera perché stasera registrerò il night... la night routine, quindi questi prodotti poi ve li farò vedere anche all'opera, poi ne riparleremo tipo fra un mese quando mi sarò fatta un'opinione. Questa è appunto una maschera detox, è all'estratto di fanghi naturali per una pelle del viso rigenerata e perfettamente purificata. Va tenuta 15 minuti, sono 45 ml e il colore, anche questa c'ha un profumo di cocco, il colore non è invitantissimo, però ho visto tante di quelle persone con questa cosa spalmata in faccia e quindi insomma mi sono detta proviamo. E niente, quindi queste qua io, se vi interessa, poi vi terrò aggiornati più avanti quando mi sarò fatta un'idea, perché insomma per il costo che hanno secondo me va un attimino tenuto conto di più fattori. Sicuramente non conviene prenderli singolarmente, ma conviene prendere un set, da quello che ho visto dei prezzi, perché i prezzi sono veramente troppo troppo alti. Quindi vabbè, comunque io poi, se vi può interessare, vi terrò aggiornate, fatemi sapere qui sotto. Capisco che magari non vi va di sentirne parlare, però io ormai mi ero incuriosita e sono super curiosa, quindi ho detto no, li proviamo. Per adesso basta shopping.
A proposito del basta shopping, ho comprato due paia di scarpe dal cinese, perché io non trovo mai scarpe che mi piacciono, le cambio molto frequentemente perché le rompo tutte, ho rotto in giro di tipo 2 settimane un paio di Jeffrey Campbell che mi hanno regalato, rompo le scarpe a dismisura, quindi mi ho detto, sai che c'è, cioè, spendo poco e me ne compro più spesso, lo so che è sbagliato, ma mi si rompono. Ho preso della marca Quindivi, questa qui, le ho pagate, queste venivano 20 euro, questo è un 40, sì. Ho preso queste qua, delle semplicissime zeppe, spuntate, scamosciate e fatte tipo tutte intrecciate di corda, quindi queste qua. Sono abbastanza comode, certo, se ci camminate troppo vi distruggono i piedi, ma a me tutte le scarpe mi fanno male. Ormai ho capito che io e le scarpe abbiamo dei problemi. Il problema mio più che altro è che ho la pianta molto larga del piede, il piede cicciottello, e quindi mi fanno male, poi non lo so, boh, vabbè, comunque. E poi ho preso quest'altro, che è della Dana Woman, io non so se questi, dove si possono trovare, e sono queste qui invece, praticamente identiche, identiche, vabbè, insomma, stesso tipo di scarpa, però da giorno. E quelle anche le metto il giorno perché comunque sono piuttosto comode e anche stabili. Anzi, ho preso più storte con queste che con quelle, non so per quale motivo. E sempre stessa cosa, scamosciate, hanno semplicemente l'incrocio qua davanti. Queste ho preso il 41 proprio perché io, avendo la pianta larga, non mi entra il piede qua. Quindi hanno la fascetta che mi piace tantissimo, fatta in questo modo, aspettate. È molto carina, sono fatte bene comunque, sembrano anche abbastanza resistenti. Ma io sono sicura che tanto arrivo a fine estate che le ho distrutte. Quindi vabbè. E poi oggi sono andata da Terranova perché dovevo cambiare un vestitino che avevo preso tipo un mese fa, stava anche per scadere, cioè insomma... avevo tipo una settimana per cambiarlo e ho preso 3 cosine, adesso ve le faccio vedere direttamente indossate. Fate conto che ho pagato i pantaloncini 9,99, la gonna 9,99 e la magliettina vestitino 7,99 euro. Adesso torno. Allora, prima cosa che ho preso appunto sono questi pantaloncini che naturalmente, però aspettate, tolgo la canottiera se no non si vedono. Ecco, sono questi pantaloncini che hanno questa parte alta tutta un po' tipo stretta, con questo fiocchettino che però è finto, non serve a stringerli. Adesso sotto mi sono messa i tacchi se no non si vedevano, e questi appunto sono i pantaloncini molto molto leggeri. Penso che andrò a prenderne anche di altri colori, tipo verdi, c'era un verde militare che erano carini, quindi questi qua. E più che altro sono della lunghezza giusta, perché io avendo le cosce grosse non mi piacciono i pantaloncini troppo corti, cioè non me li posso permettere, e quindi questi mi sembrano un buon compromesso. Non so, ditemi voi come vi sembrano. Niente, quindi questi qua, adesso vi faccio vedere la gonna. Ok, la gonna è questa, è tipo super altissima e non ci arriverà mai. Comunque, ecco, guardate quanto è lunga, mi arriva con i tacchi precisa. Ho preso una L perché la vedevo che era bella lunga, io sono molto corta. Adesso, poi ho questi due cosettini qua, questi laccetti. Io ci ho messo dentro, vabbè, la canottiera che avevo dei pantaloncini prima, però non so ancora bene come metterla. Volendo questa, essendo così alta, cioè io la porto così alta, non so se perché è troppo, a parte se la metto bassa mi fa tutti i segni brutti e poi mi tocca per terra, quindi io la metterei così a mo' di vestitino. Che dite? Magari questi ci facciamo un fiocchetto, okay. E... amen. Questa anche con un toppino corto, perché tanto essendo così alta, anzi il top sarebbe anche più lungo, però mi piace. Certo, questa la devo mettere con i tacchi perché appunto, guardate, più la tiro su è lunghissima, però è carina. Poi io amo le gonne lunghe. Sto comoda, naturalmente nera, ma quello per me è il... cioè, non mi posso vestire altri colori. Mi faccio del vestitino. Ecco, questo tendone, che voi vedete così, l'ho preso per andare al mare, perché se non ci vado in giro, a parte che è cortissimo, cioè se proprio poco tiro su troppo le braccia sale troppo. E quindi ecco, niente, l'ho preso proprio per andare al mare, semplicissimo, o per stare a casa, anche perché in verità è abbastanza fresco, però ecco, per uscire non mi piace perché è troppo largo, cioè qui non segna, è tipo un sacco di patate. E quindi niente, lo userò per il mare, sul costume, proprio così, per non mettere una cosa veloce e che costi poco, insomma, dato poi si rovina, no? E niente, questi erano gli acquisti, vado a farmi una doccia.